Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Con il primo servizio andremo a Falcade per l'inaugurazione della nuova sede della Croce Verde, utile anche per la locale stazione del soccorso alpino. Andremo poi alla Valle Agordina per il ritorno della tradizione dell'Om Salvarec. Stefano Muller, presidente Croce Verde Val Biois. Ecco Stefano, questa è una giornata importantissima. È una giornata molto importante, è una giornata strategica per la nostra associazione perché grazie all'intervento lungimirante del Comune di Falcade che ci ha concesso questo bellissimo immobile per la nostra associazione si risolve tantissimi problemi logistici e di qualità dell'attività che noi svolgiamo, ovvero il soccorso in emergenza, principalmente in convenzione con la ULS, ma comunque anche per i nostri territori di Falcade, Canale, Vallada e con l'ultima convenzione sottoscritta sti giorni qua, con anche Cencenighe Agordino. Ecco, adesso abbiamo avuto modo nel passato di leggere sui giornali quali sono le difficoltà che avete e che avete avuto anche a livello associazionistico? Sì, ci sono state, ma è sempre della natura del tipo di volontariato che noi abbiamo, perché il soccorso sulle persone è un'attività di volontariato molto particolare che bisogna avere, dico io, pelo sullo stomaco per poterlo fare, perché non siamo assolutamente professionisti e neanche non vogliamo sostituirci ai professionisti, però vogliamo semplicemente dare un aiuto alle popolazioni e a chi in questi territori viene magari a trascorrere qualche giorno in relax, che se nel caso di bisogno, come è da sempre il soccorso alpino, anche noi possiamo dare un aiuto consapevole. In effetti la Regione Veneto giustamente e tutto il sistema sanitario nazionale vuole che i volontari ci siano, perché hanno bisogno di noi per garantire i servizi, ma che abbiamo coscienza e intelletto nell'intervento in modo che una situazione non si aggravi perché qualcuno interviene in modo non opportuno e non corretto. Ecco, tu dici che non siete dei professionisti, però una considerazione va fatta. Cioè, 40 anni fa quando siete nati bastava che uno avesse la buona volontà ed era fatta. Invece adesso avete una preparazione di altissimo livello, giusto? Sì, altissimo livello no. Abbiamo una preparazione di buon livello sulla gestione del paziente traumatizzato e continuiamo anche a formare i nostri volontari in modo da affrontare il paziente traumatizzato e anche abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico in caso di arresto cardiaco. Siamo in grado di fare le manovre salvavita e su questo noi dobbiamo avere una formazione di 100-160 ore a seconda dei ruoli e un aggiornamento continuo nell'arco dell'anno per mantenere la nostra efficienza, anche perché noi abbiamo sui 500-600 interventi l'anno, vuol dire due al giorno, ma non sono sufficienti per mantenere noi volontari che svolgiamo altre attività lavorative ad un intervento puntuale e mirato sull'evento. Perciò abbiamo bisogno di esercitarci continuamente, di prepararci per affrontare le situazioni, anche quelle più gravi. Parliamo di numeri, quanti siete attualmente volontari e quale azione fate voi per un futuro, per cercare di racimolare, diciamo, delle nuove leve? Noi siamo attualmente 82 volontari e fortunatamente questa associazione annovera tra, oltre ai volontari, anche due dipendenti per poter garantire il servizio H24 fatto in emergenza su chiamata del 118. Ogni anno, a partire da quest'anno, siamo stati interrotti un po' da causa la pandemia del Covid-19,
ma da quest'anno partiremo standardizzati in autunno con la preparazione di nuovi volontari, sia come soccorritori che come soccorritori autisti. Le nostre porte sono sempre aperte sia a chi vuole affrontare questa avventura, ma anche a chi vuole conoscerci per vedere se poi sarà in grado di affrontare questa avventura. Un'avventura che può essere come il sottoscritto, che è volontario dal 1986, 4 anni dopo dell'apertura di questa associazione, ma anche chi magari trascorre con noi un anno per attività di volontariato e poi per altri motivi se ne va. Noi accogliamo chiunque voglia fare questo tipo di attività, logicamente dovrà mettersi in ordine l'idea di doversi preparare, e noi li prepareremo adeguatamente. Noi, la nostra scuola di formazione del coordinamento Agordino Zoldano, funzione strategica, noi parliamo di Croce Verde Valbiois, ma noi facciamo parte di una famiglia un po' più ampia che comprende le associazioni dell'Agordino Zoldano, con cui abbiamo tutta la scuola di formazione in condivisione con la scuola di formazione della ULS 1 Dolomiti, gestita dal 118 di Pieve di Cadore. Alex Baratin, delegato provinciale Soccorso Alpino. Quindi inaugurazione della nuova sede, importante anche per voi, della nuova sede del Soccorso Alpino. È un locale importantissimo per la stazione di Valbiois, perché diventa fondamentale avere un locale dove poter mettere e locare i mezzi in un territorio di alta montagna, quindi diventa fondamentale mantenerli in un ambiente confortevole. Non solo i ragazzi che hanno uno spazio per fare le manutenzioni e trovare uno spazio anche per fare quelle piccole manovre quando magari c'è brutto tempo, questo unito alla stazione che abbiamo in centro al paese ci permette di avere una logistica adeguata alle competenze della stazione, che ricordo insieme ai ragazzi della Croce Verde garantiscono la sicurezza del nostro territorio e di chi ci viene a trovare in queste bellissime vallate. Questa diventa un piede a terra un po' delocalizzato che ci permette di poter mettere le macchine in un'area prima del paese, quindi essere anche più efficaci ed efficienti nella parte sud dell'area di competenza. Un ringraziamento naturalmente a tutti i ragazzi che dedicano quotidianamente il loro tempo, all'amministrazione sicuramente che crede comunale, che crede in questo sodalizio, e alla Croce Verde un grande abbraccio perché ci ospita e ci permette di avere questi locali. Noi abbiamo la fortuna nelle nostre piccole comunità, difficili nella vita quotidiana, ma che regalano tanto per chi ha la pazienza, l'amore e il sacrificio di rimanerci a vivere, abbiamo la fortuna di avere dentro di noi, dentro il nostro DNA, questa voglia di fare per gli altri e non solo per sé, che ci fa essere una comunità diversa, ci fa essere una comunità che nonostante tutto quello che può esserci fra persone, fra frazioni, fra campanili come si suol dire, alla fine quando è il momento del bisogno c'è tutti i giorni, non occorre che arrivi Vaia e non occorre che arrivi il Covid, il momento del bisogno c'è tutti i giorni e le persone ci sono tutti i giorni, che ci sia da montare un tendone, che ci sia da soccorrere una persona in cima a una montagna o a casa perché ha avuto un malore, le persone ci sono. E io credo che l'intervento di oggi, e guardo il sindaco, sia un intervento assolutamente emblematico, importante, ed era esattamente quello che si pensava nel 2009, 2010, 2011 per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di confine. E ora andiamo a vedere il ritorno di una grande tradizione. Siamo con Andrea Daroi, che è presidente della Proloco di La Valle. Ci vuoi descrivere quella bellissima manifestazione? Certo, buongiorno a tutti. Noi siamo qua su in piazza del Col Cugnac, su alla Valle Agordina, in un posto quasi il più nascosto del paese, perché per arrivarci bisogna fare tutto quanto una gincana all'interno della villa, ma qua dentro avviene una magia.
qua si viene creato e si impersonifica l'Om Salvarec di la Valle Agordina, che nulla vuole togliere agli altri Om Salvarec. Ce ne sono, ne abbiamo trovati anche in altre parti del mondo, abbiamo visto anche in Inghilterra sono presenti delle tradizioni simili. Noi alla Valle Agordina l'abbiamo sviluppata in una propria maniera, che per fortuna non si è persa negli anni che erano. C'è stata la nostra fortuna è che i nostri nonni, persone prima di noi, abbiamo voluto tenere forte questa tradizione e farla e aumentare sempre di più l'organizzazione. Nel 2015 la Proloco ha detto: perché non investire su questa bella manifestazione così ricca, e da qui siamo arrivati a, oltre alla festa qua su in Col, dove viene predisposto e creato l'Om Salvarec, ci siamo spostati anche dentro al Tendone in località Conaggia, dove siamo noi, quindi dall'altra parte proprio del paese, e con la festa da ballo, con il menù enogastronomico della Proloco, ecco. E quindi direi che la presenza dei bambini qui sulla piazzetta è la cosa più meravigliosa, perché vuol dire che ci sarà qualcun altro che dopo di me anche darà continuità alla cosa e proseguirà. La data è esattamente sì, il 25 di aprile, il giorno di San Marco. Anticamente vi era una sorta di distinzione, non c'era la distinzione come abbiamo noi per quanto riguarda le stagioni. Il 25 di aprile rappresenta esattamente la giornata in cui si apre il nuovo ciclo agreste, quindi dal 25 si può iniziare il lavoro dei campi, la semina, e in particolare anche qui alla valle non viene più permesso il libero transito nei prati, ovvero sia adesso si può solo andare sui trui o sui sentieri o sulla strada, non si può più balegare liberamente nei prati. Perché? Perché da questo momento servono per far crescere l'erba e quindi per iniziare il nuovo anno. Mi sembra molto chiaro che sarà una ricorrenza precristiana questa. Immagino di sì, penso molto, che molto le antiche. Cose siano antiche, si tratta di bruciare il vecchio per dare spazio al nuovo, perché rispetto a Rivamonte, come che è il nostro comune di Rimpettaio, che ha mantenuto così forte la leggenda in cui l'Om Salvarec si viene vestito, la leggenda dice che ha insegnato all'uomo a colare il latte col colin, che è il licopodio, il particolare muschio. Noi altri invece viene impersonificato in un om fatto di canne de sork, che sono proprio le canne di grano turco, viene vestito con degli abiti logori, indossa il cappello, ha il ferallo in mano, quindi il lume, simbolo della luce, di colui che guarda oltre il futuro, il bacchetto, simbolo della saggezza, e veniva portato, ogni frazione faceva il proprio anticamente. Qui alla valle abbiamo testimonianze, abbiamo una foto del pop dell'Om Salvarec fatto dalla frazione di Conaggia negli anni 60, in cui veniva portato da una signora addirittura il carretto, perché lo caricavano sui vecchi carretti in legno e lo portavano a fare il giro di tutta quanta la villa. Quindi ogni frazione faceva il proprio. Doveva essere il più bello, perché logicamente ciascuna frazione aveva anche l'orgoglio di poter dire di aver ricreato l'Om Salvarec più signorile, anche più, come posso dire, colui il più bello Om Salvarec, ecco. Poi veniva preso, caricato su questo carretto, viene fatto il giro, viene portato, ogni frazione aveva il proprio luogo di ritrovo, lo bruciavano su un grande falò, danzavano se potevano oppure meno, cantavano sicuramente e facevano la cota. La cota sono patate lesse solitamente, a cui quando c'era abbondanza potevano abbinare una fetta di formaggio. Questa sera noi la riproponiamo dentro al Tendone e la offriamo a tutti quanti, perché è un ringraziamento per essere passati da noi e anche a maggior ragione per mantenere viva una tradizione che c'era, quando la cota è proprio patate lesse e formai, insomma, se lo fanno. Immaginiamoci che razza di patate potessero avere ad aprile o quando la facevano durante alla duoba grassa che si usava a fare qui, perché alla valle un'altra ricorrenza molto particolare è il giovedì grasso, la duoba grassa, si va a deseida l'erba, perché a svegliare l'erba, perché i bambini con le urle oppure con le batole o con i campanacci dovevano muoversi all'interno della villa e muoversi nei prati per svegliare l'erba, insomma, e alla fine della svegliata, insomma, mangiavano la cota.
sempre queste porre patate lesse che le saranno castate stufe, ma c'erano solo quelle. Ecco. Insomma, lo scopo di far sognare i bambini è la cosa, creare anche un futuro. Eh beh, certo, l'abbiamo detto prima, è bello vedere tutti quanti questi ragazzi qui, è una fortuna, è merito anche dei maestri che adesso sono presso il plesso qua delle scuole elementari, perché ce ne sono di nuovi, sono anche del paese i maestri, quindi le maestre, ecco, e permettono di avere i ragazzi, esatto, come vedete adesso sono tutti quanti volontari, lo stanno proprio creando, perché sotto una struttura in legno su cui vengono montate tutte quante le canne del SORC, dopo arriverà la testa e la testa sarà inserita all'interno del corpo, che così si sarà proprio l'impersonificazione dell'Om Salvare. Se venite alla Valle Agordina e chiedete di Eros Ferroni, vi porteranno a casa sua. Eros Ferroni è un musicista di professione, si è giocato la vita facendo il musicista, fisarmonicista. Come ti puoi definire, Eros? Eclettico. 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 Beh, partiamo dall'inizio. Come nasce la tua passione e la tua professione? Allora, tutto è nato per gioco. Qui, proprio in occasione dell'Om Salvare di 40 anni fa, c'era il famoso Pino, che era lo speaker di tutte le competizioni sportive qui alla Valle. E lui suonava anche la fisarmonica e quella sera accompagnò l'Om Salvare. Alla fine della serata gli ho detto: mi puoi prestare la fisarmonica? Così, per gioco. E me l'ha lasciata a casa. A Natale mio papà ci ha regalato una fisarmonica per me e una chitarra per mio fratello Oscar, che poi con lui abbiamo fatto 36 anni di... Una certa storia. Una certa storia. La musica di la Valle Agordina. Della musica in generale. Agordina e oltre. E solo che il problema era che non sapevamo da dove iniziare, no? È bello come è nato il tutto, siamo andati a chiedere ai vecchietti che c'erano qui in paese se qualcuno di loro se la sentiva di insegnarci la musica, e tutti: io non me la sento, io sono troppo vecchio, finché abbiamo trovato mezzo a casa Maurizio, che è stato il nostro maestro, che suonava il mandolino. Mi ricordo ancora, primo giorno dell'anno, 1 del pomeriggio, andiamo a casa sua, era a tavola, e gli abbiamo chiesto, ci hanno detto che voi sapete la musica, vorremmo imparare a suonare, avreste voglia di insegnarci sta musica? Sì, sì, volentieri, si è messo a ridere, sì, sì, fa, veni pur voi, David, ma se già mi che non impari niente, perché che ne viene 50 al qua, e chi 50 che ne unca impara valk. Ecco, qui vediamo, anche se è un giorno di festa, vediamo i bambini della Valle, come se fosse la scuola. Abbiamo l'insegnante, come ti chiami? Thomas Tomé. Ecco, avete preparato quindi a scuola i bambini per questo bel evento? Sì, ne abbiamo parlato, è una tradizione del nostro paese, quindi era giusto portarla anche in classe e parlarne. Abbiamo parlato di materiali che si usano per costruire l'Om Salvarec e poi della tradizione che viene portata avanti normalmente alla Valle. Adesso che appunto dopo questi 2 anni in cui abbiamo avuto questa brutta situazione, finalmente possiamo tornare a vederci qui sulla piazza e a costruire il pop dell'Om Salvarec.